qua, faccio partire. Vado. Oh, che buono questo caffè. Tu, sì, no, grazie. Ci voleva. Perché tu non lo bevi. Bevetelo in fretta anche, per favore. Abbiamo una sorpresina. Ciao, salve a tutti. Chetti, vieni di qua, così presentiamo anche lei. Posso dire una cosa? Beh, intanto grazie per il caffè, Lucia. Grazie. Ciao, Lucia. Ciao, Lucia. Tutto bene? Beh, sei un'amica della Nunzia? Sì, certo. Ah, piacere, grazie. Allora come va, cara? Bene, bene, tutto bene. Te la sei divertita e te la sei rilassata questi giorni? Però adesso voglio fare una dedica. Era lei che rideva, era lei che rideva, il pubblico nostro, era lei. Cin. Ti faccio una dedica a Ketty, se posso permettere. Ah, va bene. Vai, piccola Ketty, vai, piccola Ketty. Oh. Guardate che bel gruppo. Ma guarda, mi hai dato un'idea, amore, guarda. Piccola Ketty. Dove va la Nunzia? Era un caffè corretto. La veglia bianca. Con l'inverno c'è un gabbiano. Cosa c'era nel caffè che avevo avuto? Stati dei miei amori. È un ricordo ormai. Vabbè, questo è un omaggio ora a Casadei, dai. Ciao cara, ci vediamo dopo, amore. Grazie, grazie comunque per questa pausa caffè, grazie anche per la dedica. Ma ciao, già che bello queste canzoni, guarda, mi ricordano quando ero giovane. Perché no, poi abbiamo parlato di vacanze, di mare, comunque grazie. Ma che anni hai, Nunzia? Gli anni non si dicono, una signora non si chiede, non come si chiede gli anni la chetta, scusa. Nunzia chetta. Non mi fa parlare con te, oddio, no. Ketty, salvati almeno tu, per favore. Dai, Ketty, conduci come me, in italiano precisa. Conduci? Ah, perché lei in italiano come precisa. Lei. Ah, infatti. Ma stai conducendo tu, quindi, il programma? No. Ha detto, no. E qua siamo tutte conduttori. Perché durante la pausa... Ecco, durante la pausa me l'ha mandata, perché stavo facendo le scale... E già stava dicendo che senza di me comunque avrebbe potuto condurre la trasmissione. Siamo ancora alla prima puntata, cioè mi vuole vedere che ha battuta sulle scale. No, ma io scherza, sono imbattuto. Ecco. Imbattuto. Ah, sono imbattuto. Imbattuto. Sì. Lo sbattutos. Quindi caffè corretto. Va bene, il caffè sì, secondo me era corretto, c'era qualcosa. No, non c'era niente, era anzi buono sapore, bravo che mi hai detto solo un buon guenziglia di zucchera, Fabrizio. Per forza, se no diventi imperativa. Perché di solito me la prendo sempre bella attiva io. Ma tanto zucchero fa male al cervello. No, anzi ti dà più apertura. Di che? In che senso? Che ne so io. No, non lo vogliamo sapere. Andiamo sul vietato di minori poi. Sì, vero che siamo verso le 11, comunque tra poco. Però non si sa mai. Però non si sa. Perché non conosciamo il personaggio, Ketty, perciò ce l'ho detto, dopo un po' va stoppato, perciò... Cioè, abbiamo anche il pubblico che ha le musichette, però noi comunque le facciamo scorrere perché noi siamo... E il tappeto musicale, il sottofondo. Il tappeto musicale. Ma era sempre Nunzia come ventriloquo. Come? Esatto. No, niente, tutto a posto. Com'è successa? Chi? No, non posso dare. Lasciamo perdere, va. Qua no, intanto, insomma, siamo alla prima puntata, quindi comunque... è stato già molto carino questo primo nostro incontro così con gossipando, perché poi alla fine parliamo di gossip e quindi dovremmo anche cominciare a parlare di qualcuno, insomma, che la nostra Nunzia magari può dirci, no? Certo, io se mi chiede sono un libro stampato. Ecco, appunto, la prima cosa che ti voglio chiedere. Nel buco. Ormai parliamo uguale. Vedi che ormai sei entrata in sintonia proprio a 144. Magari chi ci ascolta però vorrebbe anche guardarti negli occhi. Alza un pochino di più sto cappello. Ascoltami. Niente, proprio. Ma lei è una forte donna misteriosa. Non ce la fa. Tipo la telenovella, Donna del Mistero. Ma gli occhi sono lo specchio dell'anima. Te le ricordi quando c'era? Non è che mi ascolta, io posso parlare da solo. Patrizia Rossetto. Niente. È vero, non ho fatto la cerca. Guarda, io ho iniziato a vedere, mi ricordo ai tempi appunto c'era Aspettando il Domani, Siranda De Pedra, tutte quelle... Topazia.
Ma anche i ricchi piangono. Dallas, Dynasty, ce n'erano tante di te. Io mi sono perso. Ma loro non eravate ancora nati, amore, quando andavano in onda queste cose. Perché quanti anni ha lei, Nunzia? Ma se cazzo è tua, il bon ton proprio. Certo. Vabbè, cosa mi voleva chiedere, cara De Cozzi? Perché io te lo sento che c'è tutta lì che ti prude. Stiamo andando proprio... Va bene che arriviamo alle 11 di sera, stiamo degenerando. Ma è prude la cosa di chiedermi. Sì, certo. La lingua, sì. Comunque, quello che ti volevo chiedere... Ma forse non l'hanno mai vista così scatenata, eh? A lei, non a te. Ah, è giusto. No, dai, parlando di gossip, no? Visto che abbiamo seguito queste insomma vicissitudini in televisione tra l'Isola dei Famosi e ma quale Isola da Famose? Che la più famosa è la mia parrucchiera, Gina Parrucchiera, scusami. Voglio dire, io dei personaggi che ci sono là dentro non me ne ricordo manco mezza. Facciamo un appello, io voglio vedere l'annuncio all'Isola dei Famosi. Io per la prossima edizione. Dai, l'unico che mi ricordo all'Isola dei Famosi era Pappalardo. La prima edizione, bravo, o quell'altro, quello che cantava lì, no, Tony Renis, quello che cantava lì, no, non era Tony Renis, quello che cantava Denarro, quello lì, Denarro, che faceva tutto di un cestino di pane, quelli te li ricordi, ma altra gente non te la ricordo. Sì, però te li ricordi perché erano un po' sfigati, sì, ma forse perché hanno fatto il loro momento. Cioè, però non ci ricordiamo di un personaggio importante. Mi ricordo anche Enzo Paolo Turchi nell'Isola. Ma non solo, sì. Prima edizioni dell'Isola dei Famosi, interrompo che ci nella prima edizione dell'Isola dei Famosi ha partecipato un attore che si chiama Davide Silvestri, che era proprio di qua, di Gatto Giallo. Perché lui ha fatto Vivere. Sì, perché la palestra è a Quartogiaro Academy of Fighting. Infatti noi usiamo tutto. Noi siamo a Milano, siamo a Quartogiaro, ci teniamo a dirlo che siamo qua, perché assolutamente. Sì, ma falla finire di parlare. Insomma, mi interrompe sempre stavolta. Sei peggio delle betoniche di periferia. Siamo in periferia. Cos'è la betonaca? È una pianta. Le betoniche sono le pettegole, sono quelle che vanno sempre... A ciacciona, si dice. Betonica. A lingua lunga, fa la lingua. Stavamo dicendo una cosa seria io e Fabrizio. Stavamo dicendo che dobbiamo dire che siamo a Quartogiaro, Milano, quindi comunque periferia di Milano, ma che dobbiamo assolutamente valorizzare perché qui ci sono ragazzi e ragazze che vivono come tutti gli altri ragazzi del mondo. Perché merita di essere valorizzata. Esatto, come tutti i quartieri di Milano, perché ogni quartiere naturalmente, come in ogni luogo del mondo, ha le sue beghe, ma anche il centro di Milano ce l'ha, quindi non assolutamente. Diciamo anche che non è vero niente di quello che si dice in giro. Che li tengono anche più nascosti. Io guarda, io dopo le 9 di sera non esco. Meno male. Scusa. Ma tu dove abiti? È per questo che adesso questa zona è più tranquilla, la sera tardi. No, comunque non è vero. No, comunque, qua siamo a Quartogiaro, io abito in Comasina, quindi fate voi, cioè, voglio dire, siamo una bella storia, no? Come si dice. Però, come appunto tante volte l'ho detto in tante trasmissioni televisive, appunto anche da Barbara Duzza, quando si parlava appunto di periferia, si parlava di Vallanzasca, per dire, quella in quella puntata lì, cioè che poi non era così assolutamente come si diceva, perché gli abitanti di ogni quartiere, ce ne sono minimo 50-70 mila, non sono tutti delinquenti, anzi, e i ragazzi che sono cresciuti in quelle periferie, in queste periferie, sono effettivamente molto meglio di altri in certi casi, perché vivono appunto in situazioni che devono vivere veramente la vita, e poi effettivamente la gente che abita nei quartieri, in tutti i quartieri di Milano, è gente che lavora, gente che studia, e noi sappiamo appunto, io ad esempio arrivo naturalmente da un'epoca diversa da loro che sono più giovani di me, quindi effettivamente 20 anni fa il quartiere Comasina era effettivamente un problema dal punto di vista dell'uscita la sera, perché mi ricordo benissimo, insomma. Sì, anche se prendevi un dazzo, gli dicevi vado a Quartogiaro Comasina, non ci andavano, o te Piazza Ferenzo, non arrivavano. No, no, ti portavano, però il problema è che effettivamente c'era appena questa nomea. Scaricavano giù. Guarda, c'era questa nomea che appena arrivavi appunto in Comasina succedeva qualcosa, invece a me non è mai successo niente, se non, vabbè, purtroppo sono venuta a rubare in casa, però questo è successo appunto anche ieri. Ma succede anche in centro Milano, esatto. Questo che ti vai. Però fortunatamente in quartiere non mi hanno mai menato, per dire, quando invece magari succede in centro, no?
Quindi queste numee delle periferie assolutamente no, quindi valorizziamo questa zona, valorizziamo la palestra di Fabrizio, quindi venite tutti qua a Quarto Giaro in palestra, perché... Che ripeto il nome, Fabrizio. Academy of Fighting. Ecco, facciamo della vera pubblicità, pubblicità progresso, come si dice, no? Che poi lui sai che è molto bravo perché fa tutte cose anche per il contro il bullismo. Insomma, infatti per quello che dico, sì, che assolutamente il suo proprio modo di essere, di lavorare in questo contesto, va proprio a rispecchiare quello che dicevamo anche nella nostra prima puntata dove ci siamo conosciute e conosciuti, no? Che parlavamo di Un posto al sole, no? Del personaggio Franco Boschi. Di Franco Boschi, noi abbiamo il Franco Boschi di Quarto Giaro. Che Peppe Zarpo, visto che andiamo anche in campagna in digitale, lo salutiamo, magari chi sta facendo un zappo con telecomanda e lo salutiamo. Salutiamo Peppe Zarpo. Sono ciao, pronta Peppe. Per una partecina in posto al sole. Ciao Peppe, a caso. Tu vuoi andare? Posto al sole da Barbara D'Urso, poi vuoi andare all'Isola dei Famosi da Villa Carluccia a ballare pure, poi vuole in sovrappressione sotto pressione, no, Grande Fratello non mi piacerebbe. Amici? Perché... no, che ne saccio io qui, non cioè io voglio dirti all'Isola dei Famosi, giuro, anzi sai che faccio un appello, no, all'Isola dei Famosi vado a morire di fame, scusa, andiamo io e l'Isola dei Famosi, ma l'Isola dei Famosi muore lì a Grande Fratello, Isola dei Famosi, se non sbaglio tu me lo puoi confermare, che ti si poteva partecipare in coppia. Sì, ma 50 anni fa. Dai, vengo io. Vabbè, ma l'anno scorso mi sembra che due sorelle. Non coppia, in senso del brivido. Due fratelli hanno partecipato. Ma anche padre e figlio una volta. Figlia, ma poi le due Donatelle lì non erano. Sì, ma anche fratelli Rodriga, ma le due Donatelle cara hanno fatto cose di Pechino Espresso. No, hanno fatto anche l'Isola dei Famosi. Hanno fatto Pechino Espresso. Sì, ma hanno fatto anche l'Isola dei Famosi. Adesso mi stai ossediando, scusa, ci dice una cosa e devono dire un'altra. Allora parlano Iggy e io sto zitta. Meno male. Un contorno qua. Io l'ho detto che non dovevo avere il caffè, ho detto tisana. Madonna, veramente il caffè? E io mi sono accesa. Ma senza zucchero non va bene a te, ci vuole più zucchero. Più zucchero, più rimedi, naturale. Certo. No, però tu, sono i famosi, non puoi andare, perché tu mi... No, ma poi... Ascolta, io me ne andrei là, do posso dire. E du, e da, ecco, anzi, mi piacerebbe, guarda, se devo dire di trasmissioni, mi piacerebbe di reality sciocco, andare a fare un reality sciocco che è un Granto Fratella, però no cotto da Berlusconi, no, Berlusconi che conduce pure il Grande Fratello. No, contotto da cosa? No, da Alfonso Signorini, per niente di disastro, voglio dire che non mi piacerebbe. Mi piacerebbe che questa conduce la signorina di Alessia Maccuzza. Ma non puoi decidere tu, cioè se vai chi ti trovi. Lei vuole pure il conduttore personale. No, ma perché Alessia Maccuzza... Vuoi anche gli altri concorrenti? Sì, infatti, decidi tu. Decidi i concorrenti dell'Isola dei Famosi. Dai. Con chi vuoi partecipare? No, ha detto Grande Fratello. Ah, Grande Fratello. Allora, io penso, Iva Zanicchi. Ancora? Ma mi piacerebbe vederla dentro nella casa. Vabbè, ma sai, senza una signora di 82 anni. Potresti anche dire, anche per sbaglio, noi due, così, Scusa, non è meglio loro. Infatti, primo che ti viene Iva Zanicchi. Iva Zanicca, poi. Mi piacerebbe... Nicolas e Fabrizio, la Chetta. Esatto, noi, e poi mi piacerebbe... Il contentino ci ha dato, che state zitti, mi fate parlare. Mi piacerebbe anche quella che era una volta, Anina Morra, c'ha? Burca, però è messa male, poverina, adesso. Beh, cara mia, hai giocato quei punturi e alla fine... Per me rimane sempre una donna bellissima. No, è bellissima Anina Morra. No, io l'ho vista... Ditemi quello che volete. Io una volta l'ho vista senza trucco per strada a Milano. Ma sono spaventata che una signora mi ha dato un bicchiere d'acqua perché mi ha detto signora Nunzia, che mi aveva riconosciuto. Certo, perché ti chiamavi Nunzia la signora. Certo, signora Nunzia. E mi ha detto, signora Nunzia, io ci faccio minchia, bedamaci, stai un murin. Perché guardi me? È perché prende ispirazione. Una famosa ispiratrice. Comunque, Nanina Morici con te. Poi, Voi. Ah, Iva Zanicca. Poi non so, qualcuno che vi piace a voi. Ah, bisogna essere anche in 25, sono i famosi, a voi la nomi. Dai, scegliamo tutti un personaggio famoso che vorremmo... Dai, che vorremmo insieme. Prima tu, Pet, prima le signore, dai. Io con...
Guarda, mi piacerebbe con... è un po' difficile sapere. Cioè neanche uno. Però... No, una femmina con cui litigare. La paparietta. La paparietta ci litigherebbe. Vedi che io so i tuoi gusti. Cara, a me non me la fa nessuna. Vabbè, a me è una grande femmina che mi piacerebbe per dialogarci e per vederla finalmente senza trucco con ste zicco marrefatte e a cosa Sabrina Ferilla. È vero. E tu che ti porteresti? Sto pensando ancora. No, io non ci sto pensando. Io ho sempre avuto un debole, e lo dico pubblicamente, per Giulia De Lenis. Vabbè, ho sempre avuto un debole per questa ragazza, è un'influencer. Ha partecipato già al Grande Fratello VIP, perciò vorrei vederla nella casa del Grande Fratello, partecipando anch'io. Insieme. Vedere cosa può nascere. Cosa può nascere. Magari semplicemente un'amicizia, per carità di Dio. Però beh, guarda Zenga e Rosalinda adesso. Cioè. Noi abbiamo la voce fuori campo che ogni tanto interviene. Va bene, Sai, sognare non costa niente. Non costa niente. No, sognare. E tu, Fabrizio? Ci sto ancora pensando. Te ne suggerisco io un paio. Non lo so, era una domanda così. No, e lui deve decidere. Un calciatore. Un calciatore? O tipo Sakara magari. No. Ibrahimovic. No. Ibrahimovic è vero. Però sarà più divertente. Chi sa, caro Ibrahimovic? Ibrahimovic. Fabrizio, che cazzo guardi tu, Fabrizio? Tu non mi mandare il nomination, Fabrizio. Anche Gattuso sarebbe divertente. Gattuso, sì. Oppure un intellettuale, un Benigni. Urca. Sì, vero. Oh, Fabrizio, che tu mi hai mandato il nomination. Vero. Beh, forse anche a costo. Sì, è vero, lui Pieracciona. Comunque adesso pensando a tutta questa cosa, poi magari ne riparleremo nella prossima puntata. Io voglio andare a casa, ho visto l'orario, ma mi prende l'ansia. A caso? È partita così, poi da nulla voglio andare a casa. Comunque ti facciamo andare a casa adesso, perché questa nostra bellissima primissima puntata di Gossipando sta per volgere al termine, quindi io vi saluto veramente e con me quindi faccio salutare i nostri amici. E che siamo poi tra l'altro tutti e quattro qui in compagnia e lo saremo spero per tante altre puntate di Gossipando, quindi ciao da Ketty, da Nunzia, noi facciamo un saluto proprio, che saluto vuoi fare? Il saluto quello lì proprio, ciao. Bravo, ciao. Molto beh, Nicolas è originale, ciao da Nicolas, ciao da Fabrizio. E quindi ciao. Ci vediamo alla prossima puntata. E ringraziamo ancora la nostra ospite comunque a sto e punto. Poi è vero, Lucia, vieni, forza veloci, che dobbiamo chiudere perché così la prossima volta insomma ci porterà un altro buon caffè che non ti farà così male, non so. Chi lo sa che cosa la prossima volta tisana. Tisana di camomilla. Camomilla, esatto, tisana alla caffeina. Comunque grazie, ci potrete rivedere sempre su YouTube, su Facebook, naturalmente su tutti i nostri social, su Rete Net Vision, su Telefutura, su Mimosetta, insomma da per Animal Man Radio, insomma dappertutto ci vedrete ormai da adesso in poi. Baci e alla prossima con Gossipando. Ciao. Bisogna spegnere. Salutandomi, si è alzata la maglietta, si è visto un ciccinino di pancia.